Solita ridda di nomi, assolutamente normale che sia così, soprattutto in questo periodo. Trattative comunque già impostate sul taccuino di Daniele Dell'Icari, anche il terzino sinistro di proprietà del Napoli, Filippo Costa, che ha appena terminato la stagione con il Foggia. Totale apertura della Fiorentina per il prestito del ventenne difensore centrale Lorenzo Lucchesi, in grande evidenza nel campionato Primavera Viola, vice campione d'Italia. Fiorentina interessata a un paio di 2008 promettenti del vivaio biancazzurro. Nuovo tentativo, al momento infruttuoso per l'attaccante del Como Alessandro Gabrielloni. Si raffredda invece la pista Tunjov, il 22enne centrocampista estone ex Carrarese in scadenza con la SPAL. Sarebbe una buonissima operazione, ma almeno per ora i costi sono eccessivi. Ieri ospite del salotto Solo Calcio il DS del Pescara Daniele Dell'Icari. I passi salienti. Possiamo dare per scontato il girone C o ancora presto? Secondo me sì, Girone C. da quello che si intuisce. Sì. Se noi Probabilmente. parliamo di qualità, bisogna dirlo, la qualità assoluta noi ce l'abbiamo avuta, in assoluta parlo io, ce l'abbiamo avuta in un calciatore che è stato la FIA e l'abbiamo assodato questo. Certo. Sul fatto di avere un gruppo omogeneo che abbia delle qualità. Sicuramente noi ne faremo sì un discorso fisico, non è che prendiamo Macista I mezzofondisti. Ercole, mezzofondista, faremo un discorso sempre legato calcisticamente perché comunque abbiamo bisogno di giocatori che sappiano giocare anche a calcio. Squizzato è uno dei giocatori che rispondono a queste Sì, ma caratteristiche, no? Dico diciamo dal punto di vista fisico anche. fisico anche, Quello sì, intendevo. quello Poi noi siamo, magari non sarà lui, non però. sarà lui, ma siamo in quella direzione, ecco, la direzione bene o male è quella. Io farò telefonate a ogni singolo giocatore, non oggi ma a breve, più che altro sotto l'aspetto motivazionale. Chi avrà voglia di ripartire? Io sono rabbioso, sono incattivito per quello che è successo, non penso più al passato. Chi ha la stessa voglia e la stessa rabbia mia, dell'allenatore, della società, per ripartire. Se qualcuno lo vedrò indeciso, la porta è quella. Quindi comunque l'idea è di tenerli entrambi per Gianni Lescano Sì, più Cuppone come Jolly. come Jolly. L'idea iniziale. L'idea Poi inizia, poi è le chiaro. dinamiche di mercato cambiano totalmente. Certo. Naturalmente non siamo impreparati a eventuali partenze. Piano A, piano B, piano C, Quanto ce ne sono vale vari. Rafià? Ma il valore lo dice il mercato, Massi. La dimensione vera economica te la darà quante richieste avrà. Diciamo tra i 4 e i 5 milioni. Così, indicativamente. Indicativamente ti posso dire questa cifra qua. Subito in vantaggio il Foggia, come era accaduto nella partita di andata, il gol di Bjarka, secondo me questo è un ragazzo davvero molto interessante, ha giocato esterno al posto di Costa. A proposito, Costa potrebbe arrivare a Pescara, così qualcuno chiedeva, no? Ma non è Non parla, non un'età. parla, quindi il fatto che ci stia mettendo tempo per rispondere, Ottimo chissà, giocatore. Ottimo giocatore. non dice nulla, Il miglior giocatore del del Foggia. Foggia, sì.